Nel video di oggi facciamo merenda insieme e parliamo di mestruazioni. Spero di non avervi traumatizzati con la frase di prima, però effettivamente sì, oggi facciamo merenda insieme e parliamo di mestruazioni. In realtà sto facendo merenda all'alba delle 6:45 perché oggi ho studiato e registrato altri video e non ho avuto tempo di fermarmi per merenda, quindi ho fame. Però intanto vi volevo parlare di una cosa. È un sacco di tempo che voglio fare questo video e sono troppo contenta finalmente di riuscire a farlo. Prima di iniziare a parlare io vorrei lasciarvi qui lo screen di un post che ha fatto la mia mamma su Facebook e di cui vi lascio il link qua sotto nell'info box. Mia mamma ha fatto un album di foto su Facebook con tante piccole idee, piccoli accorgimenti che possiamo utilizzare per una vita un po' più ecologica, un po' più sana e appunto che riduca l'inquinamento, una vita un po' più ecosostenibile. Vi leggo questo post. Una donna durante la sua intera vita fertile consuma un numero imponente di assorbenti e spende anche una cifra non indifferente. Nella foto c'è la sintesi di tutto ciò che serve per spendere una sola volta per molti anni ed inquinare pochissimo, ovvero una coppetta mestruale, assorbenti e salvaslip lavabili, una wet bag per conservarli durante i cambi. In più ho aggiunto una bustina di plastica che chiunque abbia avuto un neonato in casa potrà facilmente recuperare dalla borsa del suo cambio per darle nuova vita, non volendo acquistare una wet bag nuova. Per quanto riguarda gli assorbenti, ormai si trovano ovunque dei materiali più svariati, ma è possibile anche autoprodurli con vecchi asciugamani. Pile e vecchie camicie di cotone ricavando il modello dall'assorbente preferito. Ok, io trovo che questa piccola iniziativa di mia mamma sia stata una cosa molto molto carina e utile, perché al giorno d'oggi effettivamente forse adesso un po' di più la gente si sta muovendo per parlare di questa cosa, ma è importante vedere dove noi, nel quotidiano, nelle piccole cose, possiamo fare una micro differenza. Il nostro pianeta ci sta letteralmente per sfrattare, non ci sopporterà più, perché sono anni, anni e anni che inquiniamo, produciamo spazzatura che si accumula, abbiamo lanciato tonnellate di plastica e sostanze nocive nel mare, abbiamo riempito l'aria di fumi e gas che non potremmo nemmeno respirare. Insomma, diciamo che non ci siamo comportati proprio bene con il nostro pianeta, che è la nostra casa. Dovremmo essere un po' più gentili verso di esso. Quindi, anche io ho deciso di dare nel mio piccolo un contributo e oggi sono qui per parlarvi di alcune alternative molto più ecologiche ai classici assorbenti esterni, interni, eccetera eccetera, salvaslip. Quindi questo video è più per quanto riguarda il mondo femminile. Se sei un ragazzo mi dispiace, magari non avrai voglia di sentire tutte queste cose perché effettivamente non ti sono utili. Però se sei qui e vuoi ascoltare per curiosità, sei ben accetto. Adesso vi spiegherò un pochino più con calma quello che vi ho letto nel post di mia madre. Come ben sappiamo, una settimana circa nella media al mese noi ragazze ci ritroviamo ad avere il ciclo mestruale, cosa abbastanza fastidiosa che comporta un sacco di cose tipo dolore al seno, sbalzi d'umore, mal di pancia. Ne abbiamo un sacco, diciamo, di robe per le quali non essere felici, però è la natura. E cosa molto fastidiosa, per diversi giorni perdiamo sangue. Perdiamo sangue, chi più chi meno, in base al tipo di persona, al flusso, insomma, ognuna di noi penso in maniera leggermente diversa, però fondamentalmente abbiamo bisogno di qualcosa che ci permetta di andare in giro tranquille senza l'ansia di sporcarci. E è stato inventato per questo, naturalmente, l'assorbente. Fantastico, bello, ok, ci piace, però che cosa succede? L'assorbente comunque è di un materiale poco ecologico e inquina. Non è colpa nostra perché effettivamente noi abbiamo bisogno degli assorbenti, però inquinano, ragazze, è un dato di fatto. Che cosa possiamo fare noi per avere un ciclo più ecologico? Oggi ve lo spiego. Allora, io ho preparato qui due o tre cose e vi assicuro che questi sono gli strumenti della vita. Prima di tutto vi parlerò di questi due aggeggini, un assorbente e un salvaslip riutilizzabili. Riutilizzabili perché sono di cotone, se non sbaglio, e letteralmente, cioè, a parte che è carino che è fuori l'esterno, però fondamentalmente è questo qua, è un assorbente con le ali, come quelli che conosciamo e che abbiamo utilizzato tutte. Semplicemente è di tessuto e si può riutilizzare. Stessa cosa per questo salvaslip, che è più piccino, è più sottile, però fondamentalmente questo è. Questa è già una soluzione molto più ecologica. Noi li abbiamo comprati, se non sbaglio, su eBay, ma comunque ci sono diversi siti che li vendono. Si utilizzano normalmente applicandoli come si applicano gli assorbenti esterni, i salvaslip. L'unica differenza è che appunto li potremo riutilizzare, quindi li compriamo una volta e non ci pensiamo più, o comunque si cambieranno dopo diversi anni. Noi li abbiamo da alcuni anni e per ora ancora tutto perfettamente intatto.
si possono utilizzare tranquillamente. Importante è per questi assorbenti lavabili la manutenzione. Quello che si fa fondamentalmente dopo averli utilizzati è fare un ammollo in acqua e candeggina glicata. Vanno tenuti in ammollo per qualche giorno, giusto il tempo che finisca il ciclo, quanto sono 4-5 giorni per chi è sfortunato una settimana. Questo ovviamente per disinfettare, ma smacchiare fondamentalmente, perché insomma bisogna smacchiarli. E poi si fa una lavatrice, si lavano tranquillamente ad acqua fredda, perché vabbè, le macchie di sangue vengono via meglio con l'acqua fredda, o almeno questo è quello che facciamo noi, con il detergente che preferite. Ovviamente nel caso vi desse fastidio, come dà fastidio d'altro anche a noi, avere diciamo un secchiello con i salvaslip eccetera in ammollo a vista, magari no, ne abbiamo utilizzato un secchiello piccolino in cui li teniamo con la candeggina delicata e l'acqua dentro una sorta di piccola pattumiera da bagno. Quindi rimane anche più carino e nel frattempo si possono utilizzare questi, e questo è già un buon modo secondo me di risparmiare soldi, ma anche appunto di inquinare meno. E per chi mi dirà, però se io devo andare a lavoro, in università, sono fuori casa e mi devo cambiare, come faccio se questi qua sono lavabili, quindi non li devo buttare via, li devo tenere? Per questo esiste la wet bag, che è quello di cui vi parlava mia madre nel post, ovvero questa bustina che a noi, se non erro, hanno dato insieme agli assorbenti quando li abbiamo comprati. Però può essere una normalissima busta di plastica che si possa chiudere in maniera sicura con una zip o comunque sigillata. Quindi semplicemente voi li togliete, li mettete in questa busta e poi ve ne mettete uno nuovo, li portate a casa, li mettete in ammollo e i giochi sono fatti. Io li utilizzo di solito abbinati con la coppetta, di cui vi parlerò tra un attimo, perché comunque se avete un flusso importante, soprattutto nei primi giorni di ciclo, ammetto che effettivamente possono non bastare, perché sono comunque di tessuto. E questa era la prima alternativa di cui vi volevo parlare. Un altro discorso che voglio invece farvi è su questa. Questa qui è una bustina e dentro alla bustina io tengo la mia coppetta mestruale. Siete pronti? Lo scalpore tra 3, 2, 1... Questa qui è una coppetta mestruale. Che cos'è una coppetta mestruale? Allora, come vedete è una coppetta. Ci sono di diverse dimensioni, naturalmente, perché tutte noi siamo diverse. È in silicone e si utilizza come un assorbente interno, praticamente. La coppetta mestruale è un'alternativa molto 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 valida all'assorbente interno, agli assorbenti in generale. Io da quando sono passata ad utilizzarla non sono più tornata indietro. Come si utilizza la coppetta mestruale? Allora, come vi ho detto, come un assorbente interno, quindi noi la pieghiamo, come vedete il diametro più o meno è questo, però varia dalla taglia ovviamente. Noi la andiamo a piegare e si può piegare in due modi, o almeno questo è quello che ho visto io. O a C, quindi si schiaccia così e poi si gira e rimane così. Oppure a tulipano, quindi si tira dentro questa parte qua e si fa così. E rimane così. È molto molto facile, io di solito la piego così. Si inserisce all'interno della vagina e in automatico, se la inserite correttamente ovviamente, questa sale e si fissa, si blocca da sola e andrà a raccogliere il sangue, che quindi non dovrà nemmeno uscire, rimarrà tutto lì dentro, tutto tranquillo, tutto intatto, finché non l'andrete a cambiare. Allora, io so che si può tenere fino anche alle 12 ore addirittura, però dipende molto dal vostro flusso e insomma varia da persona a persona, però regge veramente per un sacco di ore. Quello che si fa quando si deve cambiare è, beh, raggiungerla intanto, ovviamente questo sempre con le mani pulite, mi raccomando, lavatevi sempre le mani col sapone prima. Si va a schiacciare qua sotto, che quindi si svuoterà d'aria diciamo, e si tirerà giù, semplice e veloce, si svuota, si sciacqua e si reinserisce. E vi assicuro, è facilissimo raccontarla, perché effettivamente è facilissimo utilizzarla. Io so che molte ragazze la stanno già utilizzando, io ne ho parlato a un sacco di mie amiche, alcune di loro volevano provarla, volevano iniziare a usarla, una di loro ha iniziato ad utilizzarla in maniera regolare, e vi assicuro che questa è un'alternativa non solo ecologica ma anche economica e comoda. Comoda perché quando l'avete inserita, se l'avete inserita bene, non la sentite. È davvero la cosa più comoda del mondo. Quando si ha il ciclo e si usa la coppetta è quasi come non averlo. O almeno io parlo per me, perché fortunatamente non ho un flusso così pesante da riscontrare problemi con la coppetta. Quindi con questa ci potete andare in piscina, al mare, potete fare di tutto, vi assicuro, è fantastica. E vorrei sfatare alcuni miti a riguardo. Allora, spesso quando ne ho parlato, magari o sui social o comunque con delle mie amiche, mi è stato detto: scusa, ma io se sono vergine non posso utilizzare la coppetta perché... No, in realtà questo non è assolutamente vero. Tanto è che mia sorella più piccola, Diletta,
anni la utilizza tranquillamente, perché non è tanto il fattore verginità o meno, no? È più il quanto si conosce il proprio corpo. E poi comunque anche questa è una questione un po' tabù, un po' inerente alla cultura, a quello che si vuole. Insomma, ovviamente nessuno vi obbliga ad utilizzare la coppetta mestruale, ma io lo dico per voi, veramente è una cosa che vi cambia la vita. Non sto scherzando, io da quando ho iniziato ad utilizzarla mi sono trovata benissimo. Ovviamente appunto si sciacqua, si reinserisce, una volta terminato il ciclo si lava con acqua e sapone, si sterilizza se si vuole, però in realtà anche questa cosa può essere fatta non ogni volta. E inoltre è utilizzo personale, quindi la utilizzate voi e basta. Però se volete comunque si sterilizza anche questa con amuchina, acqua ossigenata, quello che preferite, e si ripone nella bustina, basta. Un'altra cosa che mi è stata detta è: ma non è scomoda la coppetta? La senti quando ce l'hai? Ti dà fastidio? No, perché è come un assorbente interno appunto, e se è messa bene non dà fastidio. Io anzi assorbenti interni non ne ho praticamente mai usati, perché mi davano fastidio effettivamente. Forse ero anche più piccina, quindi non mi conoscevo abbastanza bene e non ero molto in grado di usare le cose. Però con la coppetta io mi trovo bene, quando la metto non la sento, e se la sento è perché l'ho messa male, quindi semplicemente la tolgo e la rimetto. Io la utilizzo tra l'altro adesso da qualche anno, quindi ero anche un pochino più piccina. Le prime volte non mi c'ero trovata bene, appunto perché secondo me non conoscevo ancora abbastanza bene il mio corpo e andavo un po' a tentoni. Però adesso posso dirvi che la utilizzo senza alcun problema, è veramente comoda. E poi anche questo è un acquisto che fate una volta e poi la utilizzate veramente per tantissimi anni. Mia mamma la usa addirittura da 10 anni, non l'ha ancora cambiata, si trova davvero bene. Ovviamente se voi avete un flusso importante, magari la abbinate con un salva slip di quelli che vi ho fatto vedere prima, lavabili, e gioco fatto. Alcune persone hanno paura tipo di inserirla e non riuscire più a tirarla giù. Però ragazze è impossibile, perché se andate a vedere una qualsiasi immagine della vagina anatomica disegnata che vi indica tutte le varie parti, è impossibile che vada su e che non la riusciate a prendere, perché si inserisce praticamente una volta che l'avete inserita, si va a fissare da sola, e quando la dovete tirare giù non fate altro che rilassarvi. Questa è una cosa molto importante, rilassatevi, perché più siete rilassate più riuscite a inserirla e toglierla correttamente. La schiacciate, la prendete dal basso, c'è un gambetto che di solito ha una certa lunghezza, poi voi potete tagliarlo, io l'ho tagliato perché mi dava un sacco fastidio. La raggiungete con le dita, la schiacciate dalla base e la tirate giù. Fidatevi, non va da nessuna parte. E niente, io credo di avervi detto tutto sulla coppetta mestruale. Probabilmente non l'ho fatto, però vabbè, se avete domande potete provare a farmele. Io vi do un consiglio, visto che questo era un video che volevo fare puramente a scopo divulgativo, per chi non la conoscesse già, per chi volesse saperne di più, per chi volesse un parere di una ragazza che la utilizza. Non sono entrata alla fine troppo nei dettagli, però se volete su internet, ma anche qui su YouTube ci sono un sacco di video che spiegano meglio come funziona o anche come inserirla. Io mi ricordo che le prime volte, quando ero più piccina, sono andata a cercarmi delle spiegazioni su come inserirla, perché non ci riuscivo, facevo un po' di fatica. Vi assicuro che se passate la coppetta non tornate indietro, però, perché è veramente veramente comoda. E nulla, questo inoltre voleva appunto essere un piccolo accorgimento sul come vivere la propria quotidianità, le proprie cose della vita di tutti i giorni, in maniera un pochino più ecologica, per inquinare di meno, perché no, già che ci siamo, anche per risparmiare due soldi. Io vi mando un bacio grande, spero che questo video vi sia piaciuto, e se è così vi ricordo di lasciare un pollice in su e di lasciare un commento se vi va. Vi lascio tutti i link dei miei social nell'info box, dove potete seguirmi, in particolare su Instagram, dove ci confrontiamo più spesso e ci scriviamo nei direct. Vi mando un bacino, ci vediamo al prossimo video.